Tu sei della TGC, sì. Avete avuto un rapporto abbastanza stretto con Pasolini? No, guarda, è stato un rapporto molto sofferto da tutte e due le parti, perché lui ci ha messo davanti a una realtà, insomma, diversa, di intellettuale, di uomo di cultura, che non cercava né di adularci, né di contestarci, diciamo, in quanto giovani impegnati politicamente. Ci ha messo davanti un modo di pensare che non concordava con il nostro, ma che ci offriva, diciamo, la possibilità di uscire da quelle schematizzazioni che invece erano, diciamo, caratteristiche di tutti gli altri, che lui ci ha insegnato a non accettare mai niente senza mettere in dubbio quello che ci veniva presentato, tutto quello che ci viene detto, ci viene insegnato. Se voi volete essere una nuova generazione di giovani, infinitamente più matura, dovete abituarvi anche a questa atrocità del dubbio, anche a questa sottigliezza sgradevole del dubbio. Dovete cominciare ad abituarvi a dibattere veramente i problemi, ma veramente, non formalmente. Si applaudono sempre di luoghi comuni. Bisogna ragionare, non applaudire o disapprovare. Perché questo era il fatto nuovo, c'era nella società e nella politica dei giovani un diverso da voi. Esatto, c'era un diverso da noi che si esprimeva in forme articolate, era una torre di Babele, diciamo, di linguaggio, di orientamenti politici con i quali noi volevamo fare i conti, mettendo da parte ogni integralismo. Vorrei fare una distinzione tra sviluppo e progresso. Tra le due parole c'è una differenza enorme. Sono due cose non soltanto diverse, ma addirittura opposte e addirittura inconciliabili. Infatti questo sviluppo, non parlo dello sviluppo in generale, ma questo storico sviluppo, chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica. Non parlo nemmeno della destra ideologica o del fascismo, no, parlo proprio della destra economica. Ed è a questo punto che io uso potere con le P maiuscole in un modo forse un po' estetizzante e vagamente mistico, perché è evidentemente difficile definire quale sia oggi il potere reale. E anziché chiamarlo potere con la P maiuscola, chiamiamolo pure i nuovi padroni. Il progresso non è voluto da questi nuovi padroni, il progresso è voluto, mettiamo, dall'opposizione. Cioè i nuovi padroni non corrispondono a una nuova posizione, l'opposizione si mantiene su posizioni abbastanza tradizionalistiche. In che cosa consiste poi il conflitto tra questo sviluppo voluto dei nuovi padroni e il progresso voluto invece dagli uomini di sinistra? Consiste in un fenomeno molto semplice, cioè lo sviluppo, almeno qui in Italia questo sviluppo, vuole la creazione, la produzione intensa, disperata, ansiosa, smaniosa di beni superflui. Mentre in realtà coloro che vogliono il progresso vorrebbero invece la creazione, la produzione di beni necessari. Le donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera. La vera destra di oggi non è più una destra conservatrice, è una destra dinamica. Quindi se un fascista potesse essere sincero, non rinuncerebbe a nessuna di queste comodità che ha avuto con lo sviluppo. Continuiamo pure a chiamarlo fascismo, ma il fascismo non è più questo. Il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere. Non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Ora invece il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari.
Prima di tutto io sono di natura molto allegra e molto gaia. Divento serio in certe occasioni. Poi non è fatto vero che non credo nel progresso. Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo. E di questo sviluppo semmai che dà alla mia natura gaia una svolta tremendamente triste e quasi tragica. Ci sono certi animali che vengono mangiati, che mentre vengono mangiati non fanno tanta pietà, perché in realtà, dice Saba, desiderano di essere mangiati. Ora può darsi che sia uno di quegli animali che desiderano di essere mangiati e quindi provochi l'appetito degli altri. Ma dovrete recitare di mia colpa, che non è il caso di recitare, tanto più che uno non è responsabile della volontà del proprio inconscio. Mi sembra invece più interessante dire qualcosa sul momento oggettivo di questo mio rapporto drammatico con la società. E allora dovrei dire che queste specie di persecuzione o di linciaggio nei miei riguardi sono dovute in Italia a due elementi della società italiana, cioè il moralismo e il qualunquismo. Che sono quelle? Quelle sono le nuvole. E che sono queste nuvole? Ma quanto sono belle, quanto sono belle! Quanto sono belle! Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato. Signore della casa che nel suo galateo sconsiglia come regola di buona educazione di non raccontare mai i sogni. Raccontare del proprio teismo, della propria fede è un po' come parlare dei propri sogni, insomma sono due fatti personali e noiosi in fondo. Per quel che mi riguarda del resto le cose sono semplicissime, un'infanzia religiosa non particolarmente, insomma. O mio padre, che era nazionalista e se non proprio fascista, quasi, aveva una religione puramente formale, cioè in chiesa la domenica. Mia madre invece aveva una religione contadina, rurale, presa da sua nonna, cioè da mia bisnonna, che era una religione molto poetica, ma per niente confessionale.